Prima parte del colloquio di passaggio d'anno. Lo spirito del tempo. 1.1. Democratizzazione della cultura. Nell'introduzione è stata presentata la definizione di massa e società di massa proposta da vari autori e la concezione specifica di Morin. Ora, per analizzare la nozione di cultura di massa, c'è da prendere in considerazione anche la prima parte dell'espressione, ovvero cultura. Tralasciando le innumerevoli definizioni presentate dall'antropologia, volgiamo lo sguardo alla spiegazione che propone Morin stesso nelle prime pagine dell'industria culturale. Si può asserire che una cultura costituisce un corpo complesso di norme, simboli, miti e immagini che penetrano l'individuo nella sua intimità, ne strutturano gli istinti, ne orientano le emozioni. Tale penetrazione si attua secondo rapporti mentali di proiezione e identificazione, polarizzati sui simboli, sui miti e le immagini della cultura, come sulle personalità mitiche o reali che ne incarnano i valori, gli antenati, gli eroi, gli dèi. Una cultura fornisce dei punti di appoggio immaginari alla vita pratica, dei punti di appoggio pratici alla vita immaginaria, alimenta l'essere fra le ali immaginario, che ciascuno si cerne all'interno di sé, la propria anima, l'essere fra le ali immaginario che ciascuno si cerne all'esterno di sé e di cui si ammanta, la propria personalità. Alla luce di questa definizione, allora anche la cultura di massa è una cultura a tutti gli effetti, perché costituisce un corpo di simboli, di miti e di immagini che concernono sia la vita pratica che la vita immaginaria, attraverso un sistema di proiezione e identificazione. Morin, inoltre, non ritiene corretta la classificazione, come aveva fatto McDonald, tra i vari tipi di cultura. Cultura alta, cultura bassa e cultura media, non rappresentando in modo effettivo i tre livelli di complessità, come sostenne anche Umberto Eco. C'è una differenza, ma ad ogni modo, come scrive l'autore dell'industria culturale, alta cultura e cultura di massa si ricongiungono, l'una per il suo aristocratismo volgare, l'altra per la sua volgarità assetata di riconoscimento sociale. A differenza invece di quanto avevano sostenuto i due autori della dialettica dell'illuminismo, che ritenevano che la cultura di massa, più che un livellamento, produce ancora disuguaglianza. Ognuno è tenuto a comportarsi, in modo per così dire spontaneo, secondo il level che gli è stato assegnato in anticipo, sulla base degli indici statistici, e a rivolgersi alla categoria di prodotti di massa che è stata fabbricata appositamente per il suo tipo. Ridotti a materiale statistico, i consumatori vengono suddivisi sulle carte geografiche degli uffici per le ricerche di mercato, che non si distinguono praticamente più da quelli di propaganda, in gruppi di reddito, in caselle verdi, rosse e azzurre. I mass media permettono invece una democratizzazione della cultura, essendo da tutti fruibili e accessibili. Questo processo si realizza tramite quattro passaggi: semplificazione, schematizzazione dell'intrigo, riduzione del numero dei personaggi, riduzione dei caratteri a una psicologia chiara, eliminazione di quello che potrebbe essere difficilmente intellegibile alla massa degli spettatori, allo spettatore medio ideale. Manicheismo. Polarizzazione dell'antagonismo tra bene e male, al fine di accrescere la partecipazione affettiva dello spettatore, sia nel suo attaccamento per gli eroi che nella sua repulsione per i malvagi. Attualizzazione. Introduce la psicologia e la drammatizzazione moderna nelle opere del passato. Modernizzazione. Opera il transfert puro e semplice dell'azione del passato nel tempo presente. Tutto ciò comporta però anche una inevitabile volgarizzazione del contenuto, che va oltre al semplice concetto di semplificazione, che significa al massimo ridurre ai minimi termini, ma senza deformare il contenuto. Morin intende per volgarizzazione una trasformazione e un tradimento del modello originale per adeguarlo agli standard del grande pubblico. Ecco il motivo del suo excursus nel capitolo ottavo dell'industria culturale sull'happy hand, ormai cifra fondamentale non solo delle opere dedicate ad un pubblico giovanissimo. Sfruttandosi di strumenti della tragedia, lo happy hand si sforza al tempo stesso di esorcizzare il sentimento dell'assurdo e della follia nelle umane imprese. Lo shakespeariano Life is a tale told by an idiot, full of sound and fury and significant nothing. La vita è un racconto detto da un idiota, pieno di suori e furore e senza significato. Lo happy hand risulta quindi essere un must del cinema dell'epoca in cui Morin scrive, per soffocare l'assurdo e dare un senso alla vita escludendo il non senso della morte.
1.1.1. Moren, apocalittico o integrato? A questa degenerazione della funzione democratizzatrice della cultura di massa, con l'imposizione di un ottimismo finto e reale, l'opinione di Moren risulta essere complessivamente positiva sul valore di uguaglianza che i mass media forniscono. A questo punto sarebbe interessante riprendere lo schema classico, e forse in certi casi abusato, della distinzione di Umberto Eco tra apocalittici e integrati, e posizionarci l'autore di cui stiamo trattando. Certo, da quanto sostenuto da Bourdieu e Passeron nell'articolo citato in precedenza, Moren risulta incastrarsi in pieno nella categoria degli apocalittici, con la sua tendenza a far emergere le criticità del fenomeno dell'industria culturale nel sistema capitalistico. Ma prima di prendere le mosse da questa posizione, riassumiamo con uno schema la distinzione di Umberto Eco nel suo omonimo saggio Apocalittici e Integrati. Apocalittici. I mass media si rivolgono a un pubblico eterogeneo, ma diffondono una cultura omogenea, distruggendo le caratteristiche proprie di ogni gruppo. Assecondano il gusto esistente senza proporre rinnovamenti. Provocano emozioni, consegnandole già confezionate. Sono sottoposti alla legge della domanda e dell'offerta. Anche quando propongono prodotti di alta cultura, li diffondono appiattendoli. I prodotti di alta cultura vengono affiancati da quella di bassa cultura. Incoraggiano una visione passiva e acritica del mondo. Incentrano le informazioni sul presente, limitando al minimo quelle sul passato, per evitare la formazione di una coscienza storica. Sono fatti per l'intrattenimento e per il tempo libero, per cui impegnano solo il livello superficiale della nostra attenzione. Impongono simboli e miti, creando dei tipi facilmente riconoscibili. Si incentrano sulla riconferma di ciò che noi già pensiamo. Tendono ad essere conservatori dei costumi, dei valori culturali, dei principi sociali e religiosi e delle tendenze politiche. Appaiono come un mezzo del regime capitalistico usato per controllare le coscienze. Mascherano questa loro funzione manifestandosi sotto l'aspetto positivo della cultura, tipica di una società del benessere, dove tutti hanno le stesse opportunità di cultura in condizioni di perfetta uguaglianza. Il pubblico subisce passivamente quello che gli viene proposto. Integrati. I mass media non sono propri di un regime capitalistico, ma di una società in cui tutti i cittadini partecipano a pari diritti alla vita pubblica, ai servizi, alla fruizione delle comunicazioni. Ogni volta che un gruppo di potere, un organismo politico o economico deve comunicare qualcosa ai cittadini, si serve della comunicazione di massa. Non hanno preso il posto della cultura superiore, si sono diffusi presso le masse che prima non avevano accesso ai beni della cultura. Forniscono una grande quantità di informazioni senza fare una distinzione tra le cose di valore e di quelle da puro intrattenimento, ma queste informazioni possono dare vita a una formazione. Sono accusati di diffondere prodotti sicuramente non positivi, ma da sempre l'uomo è attratto dai Circenses, per cui sono stati sostituiti i duelli dei gladiatori con basse forme di intrattenimento, come i telequiz o il pugilato. Avere gli stessi gusti contribuisce a eliminare le differenze di casta. Con i mass media si è avuta la possibilità di diffondere opere di grande qualità, a prezzi molto bassi nelle edizioni economiche. Spesso introducono nuovi modi di parlare, nuovi linguaggi, quindi si può dire che siano portatori di un rinnovamento stilistico. Naturalmente, come si è visto e come si continuerà a vedere, Moren condivide molti punti che si trovano in entrambe le fazioni. Moren stesso, in un libro molto più recente, Sette lezioni sul pensiero globale, 2015, di cui parleremo meglio alla fine di questa parte, conferma il fatto di non poter essere schierato in nessuno dei due estremi. Bisogna pensare, oltre l'ottimismo e il pessimismo. Da parte mia sono un ottimo pessimista. Mai il ragionevole si è imposto da sé, visto il carattere antropologico di Homo sapiens demens. Certo, con gli apocalittici concorda sulla questione delle emozioni preconfezionate, che a suo avviso sono soprattutto emozioni positive, come l'imposizione della happy hand.
Nell'ultima parte si vedrà come Moren approfondirà questo punto, in special modo con la televisione, sottolineando l'importanza che i media assumono anche a suscitare emozioni negative. Inoltre, Moren condivide che la cultura di massa è sempre per lo più focalizzata sul presente, sull'ich-et-nunc, facendo perdere una prospettiva di temporalità. Ma contro gli apocalittici, quindi assumendo posizioni più integrate, egli sostiene che la dimensione dell'intrattenimento dei mass media non sia condannabile a priori, anzi dichiara di dimostrarsi a favore di certe forme di infotainment. Infine, come si è visto, Moren è di più della distinzione tra cultura alta e bassa, ribadendo come, contrariamente a quanto normalmente si sostiene, i mass media consistono in un piuttosto lucido punto di contatto tra le due. Un altro aspetto che emerge dall'analisi di Moren è che lui stesso fa uso e apprezza i prodotti della cultura di massa, punto di partenza questo, a suo avviso, per una buona analisi del fenomeno. Egli non è un critico esterno e distaccato dell'oggetto del suo studio, ma è convinto che sia fondamentale in questo campo un'osservazione partecipante in stile antropologico. Importa inoltre come l'osservatore partecipi all'oggetto della sua osservazione. Occorre, in un certo senso, amare il cinema, avere il piacere di introdurre una moneta in un jukebox, essere un cuore della folla, delle feste da ballo, dei campanelli dei curiosi, dei giochi collettivi. Occorre conoscere il mondo senza sentirsi estranei, divertirsi ad andare a zonzo sui grandi boulevard della cultura di massa. Cambi estetici. Moren, nel settimo capitolo dell'Industria culturale, spiega perché la cultura di massa sia senza dubbio inscrivibile nella categoria di estetica e vada considerata pienamente un'opera d'arte, addirittura di più di altre forme di espressione umane, che vengono più spesso associate all'estetica, come la magia o la religione. Il rapporto estetico reinveste gli stessi processi psicologici che operano nella magia o nella religione, dove l'immaginario è percepito come altrettanto reale, se non addirittura più reale del reale. Ma, d'altra parte, il rapporto estetico distrugge il fondamento stesso della fede, poiché l'immaginario resta denotato come immaginario. In altri termini, magia e religione reificano letteralmente l'immaginario, dei templi cattedrali più solidi e durevoli di tutti i monumenti umani testimoniano di questa estetica, per contro, la reificazione non è mai completa. Invece, la cultura di massa supera questo livello attraverso un processo che Moren chiama degradazione, usandolo come sinonimo di sublimazione, che segna il passaggio dal magico all'estetico. La cultura di massa è senza dubbio la prima cultura della storia del mondo che sia anche pienamente estetica, malgrado i miti e gli addentellati religiosi, come il culto delle stars. Il culto delle star, come vedremo in seguito, è ciò che lega ancora la forma estetica della cultura di massa al campo della mitologia. Anche in industria culturale è presente una sorta di dimensione magica che avviene attraverso un transfer psichico che assicura la partecipazione estetica agli universi immaginari. Ma più che trattarsi direttamente di magia, Moren parla di transfer inframagici, che non approdano ai fenomeni propriamente magici, e transfert metamagici, che corrispondono cioè a uno stadio dove la magia è superata. Il cinema, che verrà analizzato dettagliatamente da Moren nell'opera Il cinema e l'uomo immaginario, 1956, costituisce il paradigma di questa trasformazione. Il dispositivo cinematografico è concepito da Moren in questo studio alla stregua di un medium magico. Il movimento opera una trasfigurazione, è perciò una risignificazione delle cose e del mondo che si rivela funzionale alla comprensione soggettiva del cosmo e dell'uomo. Moren spiega come lo spettacolo sia diventato trasversale e pervasivo dei media, limitando ciò che potremmo definire un'estetizzazione spettacolare. E reciprocamente una culturalizzazione dell'estetica e dello spettacolo. Ecco qual è il paradosso del cinema e dell'estetica tutta: comprendere il reale mediante l'immaginario. Se l'estetica è il carattere proprio del cinema, il cinema è il carattere proprio dell'estetica. Il cinema è la più vasta estetica che sia mai possibile. Ma Moren, a questo punto, fa un'ulteriore distinzione tra estetica e opera d'arte. L'estetica non va definita come la qualità propria dell'opera d'arte, ma come un tipo di rapporto umano molto più ampio e fondamentale.
Certo, le opere dell'industria culturale si possono definire estetiche, ma può essere anche definito opera d'arte un prodotto che si basa sulla riproducibilità di se stesso? A questo punto viene spontaneo il collegamento con il saggio di Walter Benjamin, L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, 1936, che discute largamente dei temi appena trattati da Morin. Le qualità estetiche dei prodotti della cultura di massa, un suo possibile paragone con la magia e la differenza di accoglienza del pubblico. Anche Benjamin è stato citato in precedenza per la sua provenienza francofortese e con Horkheimer e Adorno condivide la prospettiva sugli effetti perversi dell'illuminismo, ma allo stesso tempo ne trova gli aspetti positivi e costruttivi, non dimostrandosi, secondo la distinzione fornitaci da così apocalittico, pur mostrando l'evidente criticità di questo genere di cultura. I mass media, infatti, possono fungere anche da mezzo per l'emancipazione delle masse e una democratizzazione culturale, come sostenuto ugualmente da Morin. Benjamin, però, per definire l'estetico, non rincorre subito all'immaginario, come il sociologo francese, ma teorizza che ciò che definisce un'opera d'arte è la sua aurea. Questo elemento è naturalmente impossibile da catturare in ogni riproduzione, come avviene con la fotografia e con il cinema. Benjamin pone qui un paragone tra il pittore e l'operatore cinematografico, che gira il film in momenti diversi, con inquadratura e montaggio. A differenza del pittore, che è come un mago nel mantenere la distanza tra sé e ciò che è oggetto della rappresentazione e nel conferire un'autorità, un'aura alla rappresentazione stessa, l'operatore cinematografico è come un chirurgo, penetra nelle immagini, le frammenta, le scompone, ne ridefinisce la sequenza, finendo però per eliminare l'aura stessa. La riproducibilità certo elimina l'aura nell'opera d'arte, ma non per questo ne mina la funzione estetica. Nell'epoca dell'industria culturale assistiamo dunque a un rovesciamento del rapporto tra qualità e quantità, dove la seconda è davvero la meglio sulla prima. Da qui ne consegue la distrazione, tema presente anche nella dialettica dell'illuminismo, da parte delle masse del consumo mediale. Attraverso la distrazione, quale è offerta dall'arte, si può controllare di sottomano in che misura la percezione è in grado di dissolvere compiti nuovi. Poiché, del resto, il singolo sarà sempre tentato di sottrarsi a affronterà quello più difficile e più importante, quando riuscirà a mobilitare le masse. Attualmente, essa fa questo attraverso il cinema. La ricezione della distrazione, che si fa sentire in modo sempre più insistente in tutti i settori dell'arte e che costituisce il sintomo di profonde modificazioni della percezione, trova nel cinema lo strumento più autentico su cui esercitarsi. Grazie al suo effetto di shock, il cinema favorisce questa forma di ricezione. Il cinema svaluta il valore culturale, non soltanto inducendo il pubblico a un atteggiamento valutativo, ma anche per il fatto che al cinema l'atteggiamento valutativo non implica attenzione. Il pubblico è un esaminatore, ma un esaminatore distratto. In questa lunga citazione emerge un altro tema interessante, la presenza dell'esaminatore distratto, del dilettante. Non solo si sottolinea il pericolo e la degradazione, secondo Benjamin, della democratizzazione, dove ognuno, al di là delle sue competenze in materia, prende parola, ma si viene a sfumare la distanza tra chi scrive e chi legge, tra l'artista e il consumatore. Questo, come vedremo verso la fine, costituirà un punto molto dibattuto negli studi della sociologia della comunicazione di massa più contemporanea, con l'avvento di Internet e il culto dell'amateur. Il metodo della totalità e della complessità verso un pensiero globale. Il carattere complesso dell'attività pensante associa incessantemente in sé, in modo complementare, processi virtualmente antagonistici che tenderebbero a escludersi l'uno con l'altro. Così il pensiero deve stabilire frontiere e traversarle, aprire concetti e chiuderli, andare dal tutto alle parti e dalle parti al tutto, dubitare e credere. Esso deve rifiutare e combattere la contraddizione, ma nello stesso tempo deve farsene carico e nutrimento. La conoscenza della conoscenza. In questo ultimo paragrafo verrà fatto un focus sul metodo utilizzato da Morin, nel suo pensiero filosofico in generale, ma valido anche nello specifico per quanto riguarda l'industria culturale, perché, come si è accennato all'inizio, la sua figura viene comunemente associata all'epistemologia della complessità. Ha
Anche se non è lo scopo della ricerca approfondire questo tema, risulta comunque necessario delinearne i punti fondamentali per la lettura del fenomeno studiato. Il termine complessità è generalmente usato per caratterizzare qualcosa con molte parti, in cui quelle parti interagiscono tra loro in molteplici modi, culminando in un ordine di emergenza superiore alla somma delle parti stesse. Le definizioni di complessità spesso dipendono dal concetto di sistema, un insieme di parti o elementi che hanno relazioni tra loro differenziate dalle relazioni con altri elementi al di fuori del regime relazionale. Molte definizioni tendono a postulare o a presumere che la complessità si esprima in una condizione di numerosi elementi in un sistema e numerose forme di relazione tra gli elementi. Ma Moren studia soprattutto sistemi sociali, definendoli come insieme di individui che interagiscono gli uni con gli altri. Attraverso queste interazioni si è costituito un tutto sociale, come scrive in 7 lezioni sul pensiero globale, 2015. Moren spiega qui l'etimologia della parola complessità, che deriva da complexus, ossia ciò che è composto da più parti tra loro reciprocamente connesse. Complector, comprendo, abbraccio, concepisco, da cum, insieme, e plecto, intreccio. La parola complexus vuol dire legato, tessuto assieme, e dunque il pensiero complesso è un pensiero che lega, da una parte contestualizzando, cioè legando al contesto, dall'altra parte tentando di comprendere che cosa è un sistema. Il pensiero complesso mette in luce ciò che oggi è significato da questa parola strana, emergenza. L'emergenza è la comparsa, quando c'è un tutto organizzato, di qualità che non esistono nelle parti prese isolatamente. Per poter pensare la globalità della società è necessario vedere le relazioni fra le parti e il tutto, caratteristica appunto della complessità. Moren presenta il suo pensiero complesso come costruito su 3 piani. In primo luogo presenta 3 teorie, la teoria dell'informazione, la cibernetica e la teoria dell'insieme, che gli fornisce la nozione di organizzazione. A questo primo strato aggiunge la nozione di incertezza e ordine risultante dal disordine, che riassume con la formula ordine, disordine, organizzazione. Questo secondo piano gli fornisce la nozione di auto-organizzazione, a cui aggiunge nel terzo piano altri 3 principi che gli sono specifici: il principio dialogico, il principio dell'anello ricorsivo, processo nel quale i prodotti sono necessari alla loro stessa produzione, e ciò permette di dire a Moren che, a livello sociale, l'individuo è produttore della società che lo produce. Infine, il principio ologrammatico, per il quale spiega che ad esempio in una cellula del nostro corpo, come nelle cellule della nostra pelle, è contenuto la totalità del patrimonio genetico ereditario e perciò siamo solidali con l'universo. L'uomo, complesso al suo interno, si inserisce all'interno quindi del sistema sociale complesso. L'uomo è da un lato Homo sapiens, Faber, economicus, politico, e dall'altro Homo ludens, artifex, poeticus, imaginarius, insomma, Homo complexus. L'uomo è certo Faber, fabbricatore di utensili, e sapiens, razionale e realista, ma insieme anche demens, produttore di fantasmi, di miti, di ideologie, come ci dimostrano gli studi sull'industria culturale. La società e l'individuo si compenetrano e si completano, esprimendo l'una il modello dell'altro, e viceversa, ed è per questo motivo che non possiamo inserire Moren né nel paradigma sociologico del conflitto, né della struttura, ma in entrambi. La società non deve dimenticare che esiste solo attraverso gli individui, così come questi ultimi non devono dimenticare che si compiono in quanto esseri umani solo attraverso la società. O ancora, non si può dire che l'umano è 33% individuo, 33% società, 33% biologia. Ciò che si può dire è che l'umano è al 100% individuo, al 100% sociale e al 100% biologia. Ecco che da pensiero complesso si passa alla descrizione di un nuovo umanesimo planetario, di un pensiero globale in un'epoca di globalizzazione, che Moren distingue dalla mondializzazione, che significa l'estensione e l'amplificazione di un processo di intercomunicazioni, di interdipendenze, e questa amplificazione crea una realtà di natura globale. Nella globalizzazione, invece, il globale modifica il locale, ma un evento locale, come l'attacco delle 2 torri di Manhattan, si ripercuote sulla realtà globale. Il paradigma della complessità, che insegna come bisogna distinguere e, nello stesso tempo, legare, afferma come sia necessario un metodo della totalità. Ritornando all'industria culturale,
Metodo autocritico e metodo della totalità. Il metodo della totalità ingloba in sé il metodo autocritico, poiché tende non soltanto a cogliere un fenomeno nelle sue interdipendenze, ma anche a cogliere l'osservatore stesso nel sistema delle relazioni. Il metodo autocritico, rimuovendo il moralismo superciglioso, l'aggressività frustrata, l'anti-kitsch, sfocia naturalmente nel metodo della totalità. Al tempo stesso sarà possibile evitare il sociologismo astratto, burocratico, del ricercatore tagliato fuori dalla sua ricerca, che si contenta di isolare questo o quest'autore, senza cercare di scorgere ciò che lega i diversi settori gli uni dagli altri.